Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mondo dei Simulatori. Oggi tutorial su come installare il GPS sul vostro cellulare o tablet da utilizzare su Microsoft Flight Simulator 2020. Bene, iniziamo! Prima di tutto andate sul vostro browser e digitate il seguente indirizzo che trovate anche nella descrizione del video. Si tratta della homepage di FS Pilot, il software che andremo ad utilizzare per avere un GPS portatile sui nostri device mobili. Sul pulsante di download il sito web ci reindirizzerà su flightsim.to, un portale dedicato ai simulatori d'aviazione, e sarà necessaria la registrazione su questo portale per poter effettuare il download del programma. Quindi registratevi e dopodiché effettuate il download. Ricordo che vi serve un programma di compressione file tipo WinRAR per poter scaricare il programma, che quindi dovrete estrarre dalla cartella compressa e ve lo mettete sul vostro desktop. Si tratta di un semplice file eseguibile che una volta aperto aspetterà di essere configurato attraverso i passaggi che vi mostrerò ora. Per il momento lasciate perdere il computer e passate al vostro device portatile. Che sia Android o Apple non ci sono problemi. FS Pilot è disponibile su tutti e due i sistemi operativi, quindi dirigetevi nel vostro marketplace, di conseguenza Play Store o Apple Store, e digitate nella barra di ricerca FS Pilot. Dopodiché effettuate il download dell'app. Una volta aperta, nella finestra Local Server, l'app vi chiederà di inserire il vostro indirizzo IP, che potete facilmente trovare quando aprite il file eseguibile scaricato poco fa sul PC e messo sul desktop. Ora, per ragioni di sicurezza, il mio indirizzo IP ovviamente lo nascondo, ma ognuno di voi, una volta che avete aperto FS Pilot su PC, vi mostrerà un codice univoco che rappresenta il vostro indirizzo IP. Bene, dopo averlo individuato lo potete digitare sull'app nel dispositivo mobile e una volta cliccato il pulsante Connect siete connessi. Per far funzionare il tutto è il momento di avviare FS 2020 e noterete subito il corretto funzionamento dell'app non appena avviate un volo e vedrete sincronizzato su mobile la corretta e precisa posizione del vostro aereo situato in FS 2020 in tempo reale e che si muove in base agli spostamenti che effettuerete sul simulatore via computer. Bene ragazzi, spero che questo tutorial possa esservi d'aiuto, noi ci vediamo ad un prossimo video e un saluto dal mondo dei simulatori. Ciao a tutti!